Sì, Antonella, dicevi bene, continuiamo il nostro racconto attraverso i referenti dell'amministrazione comunale. Dopo l'assessore alla cultura Stefania D'Ottavio, siamo qua con il dottor Pepi Romaniello, responsabile della direzione servizi alla persona del capoluogo di regione, Lucanesi, dico bene. Un contributo determinante quello che del suo ufficio, innanzitutto la ringraziamo per la sua presenza, perché l'intera macchina organizzativa per quella che è la parata passa però da un'attenta analisi dei dettagli più importanti. È un lavoro di squadra, è un team che dedica diversi mesi alla pianificazione di questo evento. Io mi sento di ringraziare e voglio ringraziare la PIO, la dottoressa Saporara, e poi tutto il suo staff che ha lavorato duramente per diversi mesi, a cominciare da dicembre, per pianificare questo evento attraverso una programmazione delle spese. Noi investiamo circa 260.000 euro in questa iniziativa, nella storica Parata dei Turchi. Voglio ringraziare i figuranti che in mille e anche più hanno deciso di essere qui, di aderire a un avviso pubblico che noi abbiamo digitalizzato proprio per semplificare il lavoro nostro, ma anche rendere trasparente la partecipazione alla manifestazione. Alla stessa maniera ci sono tante associazioni che rappresentano il tessuto vivo della comunità, che costruiscono progettualità e ogni anno iniziano anche loro mesi prima. Pensate alla Jacquara, che viene costruita settimane prima in una periferia di Potenza e viene fatta canna su canna, quindi in qualche maniera viene costruito questo simbolo del fuoco, della passione che è intorno alla storica Parata dei Turchi. Alla stessa maniera i portatori del Santo, che sostenuti dall'amministrazione, organizzano un importante festival dedicato alla musica folk, ma nella sua declinazione più contemporanea, quindi alla ricerca di suoni e sonorità differenti. Penso alle associazioni che costruiscono momenti di significato dentro la parata, il carro dei diritti, la manutenzione della nave, come dire, una serie di iniziative che intorno alla parata costruiscono il senso di una comunità che si risveglia, che si ritrova e che vuole essere protagonista ogni anno come se fosse Capodanno. Ecco, un Capodanno della comunità è questo. Protagonista e partecipe la comunità potentina. Lei parlava delle numerose associazioni presenti, la vera forza della storica parata dei turchi, però anche portatrici di interessi eterogenei. Dunque, il compito dell'amministrazione è anche quello di allineare tutti questi interessi, a volte convergenti, che hanno comunque il fine unico nella buona uscita della manifestazione, e dirigerla. Assolutamente, su questo è una direzione che è più un coordinamento che una direzione, perché è un coordinamento tra le esigenze di sicurezza, un coordinamento tra le esigenze di protagonismo dei singoli, protagonismo delle associazioni, dalla necessità di dialogare con le istituzioni, penso alla questura, alla prefettura, alla regione Basilicata che sostiene finanze e quindi all'APT che fa sì che questo evento possa avere una visibilità nazionale e internazionale. Mettere insieme queste tessere di questo puzzle è il lavoro dell'Ufficio Cultura, far sì che sia sì un evento comunitario, ma sia anche un evento turistico che possa essere come dire, la finestra, la cartina di presentazione della città, una città festante che intorno al suo patrono costruisce una dinamica di accoglienza e di apertura al mondo. Assolutamente una cartina che mette in mostra la città in un evento sentito dalla comunità, un evento religioso come la festa del Santo Patrono, che inizia con questo momento pagano. Però diciamo la vetrina è oggi o quantomeno in questi giorni, però a margine prima ci sono stati lavori molto intensi e attivi da parte dell'amministrazione comunale. Lei ha parlato ad esempio del sociale, avremo modo nell'arco della nostra diretta di raccontare i vari progetti di inclusione che sono stati fatti dal Comune di Potenza. Avremo modo anche di raccontare quelli che saranno gli eventi che si realizzeranno a stretto giro, sempre nell'ambito di promozione sociale, o anche ad esempio l'evento che faremo dopodomani anche in diretta su TRM sulla festa del vicinato, ovvero il racconto dell'importanza di questa rete che si viene a creare tra tutte le realtà sociali, sportive del territorio. Dunque, diceva lei giustamente, la cartina in un giorno, però dietro c'è un lavoro molto molto profondo.
Infatti quest'anno abbiamo dedicato la nostra campagna di comunicazione al lavoro preparatorio della parata. L'anno scorso abbiamo scelto come campagna di comunicazione i volti della parata, quindi le persone, i figuranti che vestivano i panni della parata e che quindi con i loro volti si mostravano alla città, ai turisti, a coloro che visitano l'evento. Quest'anno abbiamo scelto invece delle foto preparatorie, una sorta di immagini dinamiche che riguardano il momento in cui la iacchara viene elevata, oppure la vestizione di alcune dame, oppure la preparazione del baldacchino che protegge il vescovo. Ci sono delle foto che sono emblematiche della preparazione, cioè una comunità che si prepara settimane prima e che vuole in quel momento mostrarsi in una maniera perfetta e non discutibilmente bella. Una comunità che confluisce tutto in questo momento. Dottor Maniello, per ora la ringraziamo, ma dico per ora perché torneremo ancora con lei. Antonella, grazie mille al dottor Pepi Romaniello, dirigente dei servizi alla persona del Comune di Potenza. Abbiamo Serena che tra poco sarà pronta con un nuovo ospite per continuare questa narrazione della storica parata dei turchi, anche con un profilo un pochettino più storico. Per ora però, Antonella, ti restituisco la linea perché so che alcuni degli elementi che ci ha dato il direttore sono spunti di alcuni contributi che abbiamo realizzato durante il percorso preparatorio, e poi torneremo qui dallo stadio Alfredo Viviani di Potenza. A te la linea.